Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, aveva appena 28 anni quando è morta in ospedale dopo un giorno e mezzo di agonia. Si chiamava Ilenia Cavallini, ora l'indagine della procura. Ci ricostruisce tutto Chiara Sadotti. È morta a 28 anni dopo un giorno e mezzo di agonia in ospedale. A chiedere giustizia adesso è la mamma di Ilenia Cavallini in un lungo post su Facebook. La madre, Cristina Fioretti, dopo la denuncia ai carabinieri, ha infatti deciso di fare un appello pubblico sui social per far piena luce sulla vicenda. Era il giorno di Santo Stefano del 2021, racconta la donna. Alle 6 di mattina Ilenia si sente male, inizia a vomitare e le fa male la pancia. Alle 12 la donna chiama l'ambulanza dove la figlia entra con le sue gambe. Al pronto soccorso del San Donato la situazione viene classificata come un codice verde, a Ilenia fanno le analisi del sangue. Alle 17, racconta la donna, mi hanno detto che avevano trovato un'infezione nel sangue e quindi le avrebbero fatto un attacco addominale. Alle 19 mi dicono che risulta un colon ingrossato, pensano che siano feci e che debba andare d'intestino. Chiamo Ilenia, prosegue la signora Fioretti, alle 21.20 stava ancora malissimo e malapena riusciva a parlare. Alle 22 dall'ospedale mi parlano ancora di un colon molto grosso, mi dicono che la mattina successiva mi avrebbero chiamato per dirmi in che reparto si trovava. In piena notte all'1.45 però squilla di nuovo il telefono. Mi chiama un altro chirurgo dicendomi che quando ha visitato mia figlia era già in acidosi metabolica, aveva un mega colon tossico che gli hanno dovuto asportare perché era in necrosi. Era rianimazione, intubata e gravissima perché in setticemia. Alle 13.30 infine mi dicono che devo andare di corsa perché, testuali parole, questa ragazza non reagisce a niente. Quando sono arrivata l'infermiera mi dice: sua figlia sta morendo. Il 27 dicembre 2021 il cuore di Ilenia smette di battere. Mamma Cristina, assieme al suo medico, decide di controllare la cartella clinica. Alle 21.45 già risultava che erano stati chiamati 3 rianimatori. Lei era già grave alle 22. Mi hanno negato di vedere cosciente per l'ultima volta mia figlia. Così la signora Fioretti, nel maggio 2022, assistita dall'avvocato Luca Bufalini, sporge denuncia per responsabilità colposa per morte in ambito sanitario e abbandono di persone incapaci. In procura si apre un fascicolo con la PM Francesca Eva, ma dopo un anno e mezzo ancora nessun esito. Non c'è infatti né una richiesta di archiviazione né di rinvio a giudizio. Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 16.30 lungo il raccordo autostradale Arezzo Battifolle all'altezza della zona industriale di Pratacci. Si è trattato di un tamponamento che ha visto coinvolti 4 veicoli e un climber. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo, presenti anche i mezzi di soccorso oltre alla polizia municipale. 2 i feriti gravi trasferiti in codice 3, quindi codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Ed è trascorso un anno dal delitto di San Polo. Vediamo a che punto è la questione giudiziaria. Era la notte del 5 gennaio 2023 quando Sandro Mugnai uccise a colpi di fucile il vicino Gesim Dodoli, che stava demolendo la sua casa con una ruspa. Ad un anno di distanza la procura di Arezzo non ha ancora chiuso l'inchiesta sul delitto di San Polo. Secondo il GIP Giulia Soldini, che scarcerò Mugnai, si trattò di legittima difesa, una condotta quindi non punibile. Spetta adesso al PM Laura Taddei chiudere l'istruttoria una volta concluse le perizie. 2 le strade percorribili, la richiesta di rinvio a giudizio o quella di archiviazione. Il magistrato dovrà stabilire se si è trattato di legittima difesa o se c'è stato un eccesso. Sandro Mugnai è indagato per omicidio. Alla base del gesto di quella folle notte le liti tra i due vicini. Gesim Dodoli quel 5 gennaio avrebbe prima travolto 4 auto parcheggiate di fronte al casolare, poi avrebbe iniziato a colpire con la benna della ruspa la facciata della casa, distruggendo l'ingresso e una finestra e danneggiando gravemente le mura. A quel punto i 5 colpi esplosi con un fucile da caccia da Sandro Mugnai. 3 proiettili centrarono l'addome, 1 la spalla, non lasciando scampo a Gesim Dodoli. E adesso parliamo di maltempo. Una nuova allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico del reticolo minore è stata diffusa dalla sala operativa unificata della Protezione Civile regionale. L'allerta è in vigore dalle 21 di oggi, venerdì 5 gennaio, fino alle 18 di domani, sabato 6 gennaio, e sarà di codice arancio per i bacini di Bisenzio e dell'Ombrone Pistoiese, anche in considerazione delle particolari condizioni del reticolo minore a seguito dell'alluvione del novembre
novembre scorso. Per il resto della regione è previsto un codice giallo. E adesso andiamo in Val di Chiana, sarà nuovamente Pierpaolo Mangani a ricoprire il delicato ruolo di magistrato del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino, una nomina giunta all'unanimità già nel tardo pomeriggio di ieri, quando si è riunita per la prima volta in questo 2024 la commissione del Palio. Sono molto felice, provo grande soddisfazione nel ricevere la fiducia dei tre Rioni e di tutta la commissione superiore dell'ente Palio, dichiara Pierpaolo Mangani all'indomani della sua nomina. Mancano poco più di 5 mesi al Palio, ma la macchina organizzativa è già in moto e so che i capitani stanno definendo le proprie strategie. Auguro buon lavoro a tutti e ringrazio l'ente Palio per la mia nomina a magistrato del Palio. Il Palio quest'anno si terrà a Castiglion Fiorentino domenica 16 giugno. E adesso spostiamoci in Casentino, dove c'è stata la solenne celebrazione oggi al Santuario della Verna in occasione dell'avvio delle iniziative per l'ottavo centenario delle stimmate a Francesco d'Assisi. Il servizio. Guardiamo la sua vita da giovane, capofila del gruppo di Assisi. Poi ci diremo che era un influencer. Era il 1224 quando San Francesco, proprio su questo monte, ricevette i segni della passione di Cristo. Oggi, nell'ottavo centenario delle stimmate del poverello d'Assisi, il santuario della Verna diviene cuore pulsante delle celebrazioni. Volendo raccogliere la grazia di questo luogo e di questo particolare anno anniversario, dispongo che venga aperta la porta santa all'interno del santuario per l'ingresso nella Cappella delle Stimmate. Dal santuario della Verna, così, un messaggio di guarigione e speranza. San Francesco ci dice che le ferite non sono spazi vuoti, ma sono luoghi dove può abitare l'amore di Dio e dove Lui ci cambia, ci rinnova, ci porta la vita, quell'amore che dà vita. E infine è un invito da qui a guardare alle ferite del mondo. Penso alla guerra, i danni creati all'ambiente, la povertà in mezzo a noi. Inaugurato nell'occasione anche il percorso privo di barriere architettoniche, si tratta del secondo camminamento che consentirà a persone con diverse abilità di poter raggiungere la Cappella delle Stimmate, un intervento finanziato per 500.000 euro dalla Regione Toscana. Si conclude la parte spirituale e religiosa di questa apertura solenne del centenario di San Francesco. Ci siamo scranchiti un po' i piedi, adesso mettiamo in azione le mani, un bel applauso a San Francesco. Cambiamo decisamente argomento con le nostre telecamere. Siamo andati a visitare il centro di accoglienza straordinaria di Pieve al Toppo per migranti. Ci racconta tutto in questo servizio Greta Settimelli. Da noi arrivano direttamente dagli sbarchi, insomma, o Lampedusa o l'hub di riferimento, in base ai posti che vengono assegnati alla regione Toscana e di conseguenza alla provincia d'Arezzo. Quello che visitiamo a Pieve al Toppo, comune di Civitella in Val di Chiana, è un CAS, centro di accoglienza straordinaria per migranti in procinto di essere riconosciuti richiedenti asilo. Ho attraversato prima il Mali e poi sono venuto in Algeria e dopo la Tunisia, e da lì sono arrivato a Lampedusa. Durante il viaggio in mare siamo più di 40 persone in barca, 40 persone, abbiamo fatto 2 giorni. Avevo paura perché il viaggio con la barca non è facile, perché non è facile, era molto difficile. Paura di morire? Ah, sì.
Hanno avuto paura di morire, ma adesso guardano avanti e al di là del motivo per cui lasciano i loro paesi, l'obiettivo è sempre lo stesso. Un futuro migliore, poter portare un giorno in Italia i loro familiari e intanto si impara l'italiano, si lavora e si gioca a calcio con un modello di accoglienza diffusa che qui è tangibile. Sì, la nostra è un'accoglienza diffusa anche proprio come politica di lavoro, ecco, insomma i grandi centri ci appartengono un po' meno, siamo una operativa sociale, quindi si è sempre deciso di fare accoglienza diffusa, calcola che il centro più grosso che abbiamo è un centro dove ci sono 19 persone, ma sono comunque divisi in 4 appartamenti, ecco, quindi questo dove siamo oggi ha 6 posti, è differente, è un po' più casa, ecco. Adesso in Italia sto lavorando al Monte San Zervino, io faccio prefabbricati, sì. Ora ho lavorato 2-3 mesi, sì, perché stare qua a fare niente non va bene, sì, quindi preferisco lavorare. Tempo libero sempre studiare italiano, sì, online, perché Beta 2 loro organizzano classes online, sì, siamo studiare sempre online, sì. Sì. 8 gennaio sarò inizio la scuola CPI, sì, per lingua straniera. Ho imparato le lingue, possiamo dire, un po' da soli, anche con l'aiuto dell'associazione Beta 2. Abbiamo preso la lezione a casa, anche con amici fuori, per imparare la lingua e così, perché è importante di imparare la lingua. E poi lo sport. Sì. E sono anche un calciatore, gioco con una squadra e Olmo Ponte Santa Femina. Sono felice perché loro sono tutti buono e parliamo, mi sento bene anche con la squadra e è meglio. E adesso parliamo di sanità e parliamo del punto nascita in Val d'Arno che non si tocca, lo dice il sindaco Valentina Vadi, che fa il punto sulle richieste fatte all'azienda sanitaria. Per noi il punto nascita è strategico e fondamentale perché le donne del Val d'Arno devono avere un luogo che le possa seguire dall'inizio alla fine del loro percorso di natalità e poi possa dare anche prospettive future. Per cui come sindaci del Val d'Arno, come conferenza dei sindaci, lo abbiamo posto proprio al direttore sanitario come primo punto, assolutamente. Quindi il punto nascita non chiude oggi, non chiuderà nel 24, ma non chiuderà neppure nei prossimi anni. È Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni e presidente della conferenza dei sindaci del Val d'Arno, a mettere un punto fermo sul punto nascita dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia. E in base ai dati diffusi dall'azienda sanitaria, nel 2023 le nascite sono state al di sotto delle 500, 472 bambini venuti al mondo in Val d'Arno contro i 493 nel 2022. A tutt'oggi inoltre è in deroga, da luglio manca un primario. Chiaramente è necessario attenzionare il punto nascita dell'ospedale della Gruccia, questo che stiamo facendo ormai da diversi mesi, coinvolgendo la direzione dell'ospedale ma soprattutto la direzione sanitaria dell'ASL. Abbiamo incontrato il nuovo direttore sanitario, la dottoressa De Luca, il 7 di dicembre per avere consapevolezza di a che punto sono le procedure del concorso per il primario, perché è chiaro che avere un primario stabile, presente e poi possa organizzare tutta la ginecologia ostetricia sarebbe l'elemento ed è l'elemento fondamentale per rilanciare anche il nostro punto nascita. La fase appunto di reperimento delle domande si è conclusa, il concorso si svolgerà tra gennaio ed i primi di febbraio, quindi noi continueremo come conferenza dei sindaci a monitorare attentamente questa situazione perché è necessario che il punto nascita abbia un primario prima possibile.
E torniamo ad Arezzo, anticipata alle ore 12 la chiusura del mercato settimanale di domani sabato 6 gennaio con un'ordinanza sindacale per misure di ordine e sicurezza pubblica individuate dalla Questura in occasione della partita di calcio Arezzo-Rimini che si terrà presso lo stadio comunale alle 16.15. La vendita si svolgerà con orario 8.12. Entro le 13 dovranno essere poi completate le operazioni di sgombero dei mezzi del mercato ed entro le 14 quello di pulizia dell'area. E adesso parliamo di spettacolo. Talenti della lirica e della danza si sono esibiti al Circolo Artistico di Arezzo. Vediamo. Un pomeriggio per condividere lirica e danza e sul palcoscenico delle interpreti giovanissime che studiano all'interno dei corsi di canto che tengo presso il Circolo Artistico in collaborazione con la scuola di danza Fame Star Academy di Bianca Mazzullo che tiene i suoi corsi sempre presso il Circolo Artistico. Giovanissime, Elisa Goti, soprano, ha solo 14 anni, e Maria Carolina Leocalitti, mezzo soprano, 17 anni, e poi Stefania Paddeo, un soprano che è già avviata alla carriera lirica. Tutte e tre studiano da ormai qualche tempo con me e sono veramente fonte di grandissima soddisfazione. Un altro appuntamento musicale, il secondo appuntamento con un consiglio musicale, l'iniziativa organizzata dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Arezzo in collaborazione con il consigliere provinciale delegato alla cultura Simon Pietro Palazzo e la Presidente della Commissione Cultura e Turismo Ilaria Pugi. Giovedì 11 gennaio nella sala del Consiglio di Palazzo dei Priori saranno in scena i ragazzi del liceo musicale Petrarca con Round Jazz, il liceo musicale incontra il jazz. Il progetto, condotto dal liceo, ha avuto la preziosa collaborazione di Siena Jazz. Appuntamento dunque giovedì 11 gennaio alle ore 21 ad ingresso libero. E adesso parliamo di sport. Domani appunto l'Arezzo Calcio torna in campo contro il Rimini e sentiamo adesso le parole di mister Indiani. Salute rispetto alla partita dell'andata, erano 5, 6, 7 titolari diversi. Possiamo assolutamente fare un paragone, anche se sarebbe stato difficile fare lo stesso a distanza di così tanto tempo, però ancora di più. Chiaro, è una squadra che ha fatto una sequenza positiva enorme, interrotta ora dalle ultime due gare. Evidentemente, se fai più di 10, credo, risultati positivi consecutivi e segno. Come organo ci sei, come squadra ci sei, come tutto ci sei, che partita difficilissima. Ma la squadra di allenamenti che abbiamo fatto questa settimana mi sembra stia bene, mi sembra che si stia bene sia fisicamente che mentalmente. La sosta ci voleva perché chiaro, dovevamo interrompere principalmente a livello mentale e avevamo fatto 4 mesi veramente difficili. E sembra stia bene, poi è chiaro, il campo domani ci dirà con certezza come stiamo, però i disponibili sembra stia bene. Cioè, mi hanno sorpreso positivamente perché hanno fatto una grossa gara anche prima della sosta. No, io ho avuto sempre problemi prima della sosta, dopo non ho avuto meno, o perlomeno prima della sosta me ne ricordo proprio belli, clamorosi. Dopo la sosta è chiaro, poi perde, poi vincere, però ecco, non proprio diciamo, testa fuori, testa alle vacanze. Ora la testa alle vacanze non c'è, ora la testa è rientrata nella competizione. Dei ruoli ci potrebbero far migliorare, però è chiaro il mercato per vedere se nascono le occasioni. Ecco, credo che tutto sommato le ultime partite mi sembra che ce l'abbiano detto. Non ci sembra, ecco, proprio di dire
Ecco, questo ruolo siamo totalmente scoperti, bisogna trovarlo in tutte le maniere il prima possibile. Ci sembra il caso nostro questo. Chiaro, vediamo se c'è l'opportunità di migliorare, però senza necessità impellente. Questo va preso subito al volo, chiunque sia. Andiamoci un cambio. Cazzo, non mi sembra, con questi giorni non mi sembra sempre che sempre, mi sembra sempre il solito fratello. Poi il mercato anche noi vediamo, ecco, come ho detto prima, non è chiaro che se ci fosse una novità in questo senso è ovvio che bisognerebbe rimediare. Però per ora ecco, non mi sembra che il ragazzo, assolutamente il ragazzo non ha, ecco questo sì, sicuro, no, ampliamo il discorso, il ragazzo non è venuto a dire voglio andare via, questo è fondamentale, questo è fondamentale. Non c'è dubbio, l'abbiamo preso noi, siamo diventati. Abbiamo avuto la fortuna di trovarlo fuori lista nella dispesa, Abbiamo avuto la fortuna lì, evidentemente non lo ritenevano più all'altezza per giocare in C. È stato determinante per farci vincere il campionato di lì. Quest'anno poi è stato, credo, nemmeno più ottimista di quel primo, perché avessero detto a questo punto aveva fatto tutti questi gol e queste prestazioni, tutti i gol. Sono anche tutte le prestazioni, il comportamento, il corpo. E in chiusura vi segnaliamo un'ordinanza del sindaco in occasione della partita Arezzo-Rimini che si giocherà domani allo stadio comunale con inizio appunto alle 16:15 a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana al fine di prevenire situazioni di pericolosità legate all'abuso del consumo di alcol. È stato istituito il divieto di somministrazione per asporto e vendita e per asporto di bevande ed alimenti contenuti in recipienti di vetro e di latta e di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi. Il divieto si intende per gli esercizi commerciali che esercitano in un raggio di 500 metri dall'impianto sportivo e presso l'impianto stesso nella fascia oraria che precede le 4 ore dell'inizio della partita fino alle 4 ore successive al termine della stessa. Le misure sono estese anche agli esercizi temporanei di somministrazione e di vendita, nonché alle imprese che esercitano il commercio o la somministrazione su area pubblica di alimenti e bevande nella zona individuata. È inoltre vietato l'uso e il porto al di fuori delle aree di pertinenza di pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi di commercio in sede fissa di contenitori in vetro e di latta. E con questo è davvero tutto per la nostra informazione. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.